Si respira l'atmosfera giusta per la partita contro la Juventus? Sì, tutti gli anni c'è questa atmosfera prima della partita della Juve, però quest'anno forse in particolare perché purtroppo non abbiamo avuto nessuna soddisfazione in questa stagione e allora vincere con la Juve sarebbe una grande soddisfazione per noi, per tutti i tifosi, per i ragazzi, per cui forse quest'anno anche qualcosa di più. E tra l'altro incontrando una Juventus che è in corsa per il titolo, noi siamo un po' dispettosi e quindi ci potrebbe far piacere vincere. Quindi secondo la società questa partita può salvare almeno in parte la stagione oppure è una definizione eccessiva? Ma penso sia una definizione eccessiva perché all'inizio del campionato i nostri propositi ovviamente erano diversi, per cui oggi ci troviamo in una posizione di classifica non buona, volevamo fare meglio, abbiamo cercato di fare meglio, non ci siamo riusciti per una serie di motivi, quindi direi che è riduttivo, è solo una soddisfazione estemporanea, però noi sappiamo che qui a Firenze conta molto e quindi cerchiamo di vivere l'effimero, ovvero questa partita di sabato. Quanto vi fanno paura le lamentele della Juventus sugli arbitraggi? Beh, se guardo quello che è successo nella partita che abbiamo giocato a Parma, un po' ci fanno paura perché devo dire che l'arbitraggio di Rizzoli è stato ineccepibile comunque a Parma, però tanti, specialmente addetti ai lavori, dicono quel rigore, diciamo, sacrosanto, ma su un peccato veniale, un rigorino come si dice in gergo, e a volte quando c'è una settimana di tanti discorsi, la pagnolada, naturalmente su un minimo contatto è chiaro che viene dato un rigore, ma ripeto, era un rigore che ci stava. Poi, naturalmente, riguardando poi le immagini della domenica successiva, stesso arbitro, situazioni analoghe, e anche lì forse penso che anche giustamente rigori non dati, allora forse uno capisce che un minimo di condizionamento ci può essere. Io reputo che questa classe arbitrale sia molto preparata, non solo chi va in campo ma anche chi li dirige, e quindi poi sono anche abituato a pensare bene, non a pensare male, che non ci sia niente di particolare. Vorrei fare quindi un appello a tutti di non parlare, di non caricare eccessivamente la gara su elementi extracalcistici o comunque torti o presunti torti, perché poi tra l'altro Firenze appunto è una partita molto sentita, ma da tutti i punti di vista, insomma, c'è anche un ordine pubblico da mantenere e quindi è chiaro che la regolarità di quello che succede nel campo si riflette poi anche sugli spalti. La Fiorentina insomma chiede un arbitro particolarmente esperto. Ma abbiamo avuto sempre arbitri esperti. Io chiedo più che agli arbitri, perché gli arbitri sanno quello che devono fare. Io chiedo a tutti di parlare della partita, di quello che vogliamo fare, della situazione della propria squadra e non di quello che è successo la domenica prima per modificare situazioni della domenica dopo. Per cui parliamo di quello che succederà sabato sera, delle proprie squadre e non parliamo degli arbitri che sanno che cosa fare. Il gruppo, inteso come la squadra, ha bisogno di una scossa particolare oppure è già pronto? No, è già pronto perché anche loro la sentono molto. Io credo che tutti siano consci che la partita di sabato sera deve essere giocata al mille per mille. Poi quello che succederà, insomma, lo vedremo dopo. D'altronde abbiamo fatto domenica scorsa una gara che abbiamo perso immeritatamente e io vorrei vincere e comunque giocare con merito, come abbiamo fatto comunque domenica scorsa. D'altronde questa volta chiedo un aiuto alla fatalità che c'è stata un po' avversa anche domenica scorsa. Secondo me era una partita che potevamo vincere 1-2-0, invece abbiamo perso 1-0. E allora vediamo se poi questa fortuna si bilancia. Il modo più bello per battere la Juventus quale sarebbe? Ma io quando battiamo la Juventus, anche se capita non tantissime volte, però insomma è capitato. Mi piace sempre. Certo, l'ultima volta che abbiamo fatto il 3-2 a Torino è stato straordinario, perché poi naturalmente in rimonta e tutto, però diciamo batterla è sempre bello e io credo che questa grande rivalità sportiva debba essere coltivata, perché altrimenti, cioè, non si può appiattire il calcio. Il calcio deve essere passione, deve essere anche grandi passioni, grandi lotte sportive
e quindi non è, quando diciamo queste cose che sentiamo con la Juventus non vogliamo dirlo per alimentare problematiche, tutt'altro, tutti noi faremo il massimo affinché non succeda assolutamente niente, i nostri tifosi sono veramente fra i più corretti d'Italia, per cui speriamo non ci sia nessun tipo di provocazione, però è chiaro che l'agonismo, come c'è in campo, c'è anche negli spalti, per cui il battere la Juventus, che è la nemica, fra virgolette, storica, a me basta batterla, come viene, viene.